Fide è la pietra dell'amore universale. C'era una volta, in un punto remoto della galassia, un pianeta di nome Agudar. Un pianeta bellissimo, ricco di vegetazioni, con grandi fiori dai petali giganteschi e una natura rigogliosa, con alberi maestosi pieni di energia e vitalità. C'erano estese fonti d'acqua, laghi e ruscelli. Qui si era insediata una razza di esseri viventi, i Naxinon. Avevano fisionomia umanoide e pelle color verde acqua, occhi molto stretti, ma senza bocca. Per questo loro comunicavano con i pensieri. Tutti, come segno di riconoscimento, indossavano un medaglione al collo a forma di goccia, con al centro una pietra verde all'altezza del cuore. Quel medaglione, che prendeva l'energia dalla pietra madre, l'Oxian, che tutto governava da Craio, città principale e dimora dei regnanti, era il collegamento tra tutti gli abitanti e testimonianza di pace ed equilibrio tra la popolazione e l'intero sistema a cui il pianeta apparteneva. Tra i regnanti, colei a cui era stato assegnato il compito di custodire e proteggere la pietra millenaria Xian, fonte di gran potere, era la principessa Sider. I Naxinon erano pacifici, ma sapevano bene che se la pietra fosse caduta in mano ai malvagi, gli esseri viventi oscuri, questo avrebbe causato la distruzione e la morte di Agudar e la rovina dell'intera galassia. Sider lo sapeva bene e da sempre divideva il fardello della responsabilità e della missione d'amore verso il suo popolo con Aror, un folletto dalle piccole ali dei poteri magici, suo consigliere, grande amico e compagno di giochi. Qualche stella più là viveva Lamin, il distruttore, padrone assoluto del pianeta oscuro, da sempre rivale di Agudar. Lamin aveva conquistato il potere con la crudeltà, la paura e la superbia, e governava infliggendo sofferenze. Un tempo il pianeta oscuro non si chiamava così, anzi, in passato era stato un luogo molto ricco, abitato da strani esseri felici che erano stati spogliati di tutto con l'avvento del bramoso e incontentabile distruttore. Sicché egli, Lamin, rappresentava da sempre una minaccia per il rigoglioso pianeta Agudar. Lamin conosceva bene Agudar e conosceva altrettanto bene i poteri della pietra Xian, fonte di immensa energia, che i pacifici Naxinon usavano solo, incredibile a dirsi, a fin di bene. Ma nelle mani sbagliate, essa avrebbe assicurato il dominio sull'intera galassia. E a questo puntava il distruttore. Come possono avere una simile ricchezza e non comprenderla? Tuonava nel gran consiglio dei malsaggi. Quella pietra deve essere mia, ai Naxinon non serve. La pietra di Xia, però, senza la principessa Sider non aveva alcun potere. Era lei, con la sua presenza, che accendeva la sua energia. Così Lamin ordì un piano: rapire Sider e rubare l'oggetto delle sue bramosie. Un brutto giorno, uno di quelli senza luce inviò in gran segreto su Agudar due malsaggi. I malfattori, camuffati da Naxinon, sbarcarono a nord di Craio e si addentrarono in città. Sider presidiava costantemente la pietra,
tranne nelle notti senza luna bruna, ore interminabili in cui si accomodava sul pianeta Agudar per riposarsi e per sorvegliare sul sonno degli abitanti. Non si sa come, ma fu proprio attendendo quel momento che i due afferrarono la pietra e, volando via verso il pianeta oscuro, trascinarono anche Sidr per una mano. Quello che accadde da quella notte ha dell'incredibile. Quando tornò la luce su Agudar, i Naxinon si accorsero subito che qualcosa era cambiato. La gente non si capiva più, sembrava scollegata. Il medaglione si era fatto pesante e scuro e il sole tramontava più volte al giorno. Non avendo la bocca e privati dell'energia all'interno della pietra della pace che li teneva tutti connessi, i Naxinon non riuscivano più a comunicare tra loro. Frustrazione e rabbia aveva preso il sopravvento e la pace che si portavano dentro sembrava eclissata. Poche stelle più in là, Sidr si risvegliava all'interno di una teca di cristallo adagiata sulla pietra axiale. Accanto, ma fuori, Lavin la osservava. Era stato lui a far costruire quella prigione, grande abbastanza per ospitare la pietra e la principessa, in modo da poter controllare che Sidr non tentasse di fuggire. Solo una cosa non aveva previsto. Aror. Ma a proposito, dov'era? Era anche lui nella teca, nascosto dal grande masso. Era volato all'inseguimento della principessa il giorno del suo rapimento e lei era rimasta accanto mentre dormiva. Gli bastò un attimo di distrazione di Lamin per dare a Sidr il suo consiglio magico. Fai in modo che Lamin apra la teca. Il bene e l'amore che sprigionate tu e la tua pietra sono contagiosi. E di nuovo si nascose. Io non penso che tu sia malvagio come dicono, disse Sidr rivolgendosi a Lamin. Penso piuttosto che tu abbia paura dei sentimenti che provi. Per questo hai preferito il buio e la solitudine. E qualcosa mi dice che anche adesso hai paura di aprire la teca perché temi di non riuscire a dominare il potere di Xian. Tu non sai niente di me, Sidr. Xian mi farà dominare l'universo. Le parole di Lamin furono lapidarie e fece per aprire la prigione di cristallo, ma in quel mentre fu investito da una luce così forte che si arrestò di colpo. Di colpo la natura cambiò colore sul pianeta oscuro. Era come rinata. E anche su Agudar i medaglioni si riaccesero e i Naxinon si sentivano nuovamente connessi gli uni agli altri. Lo sapevo!» esultò di gioia Aror. «La pietra funziona anche ad anni luce di distanza! Se liberi l'amore, tutto l'universo se ne accorge e ne viene contagiato!» È vero, ma devi essere stato travolto almeno una volta dall'amore per riconoscerlo, anche da lontano, aggiunse la saggia Sidr, senza mai distogliere gli occhi da Lamin. Il temibile distruttore era ancora lì, paralizzato e in lacrime. Quello che stava accadendo era straordinario e inatteso. Lamin e Sidr parlarono a lungo. In verità fu lei a parlare. Niente può spezzare l'energia dell'amore. Il medaglione dei Naxinon è sul cuore proprio per questo. L'amore che lega il mio popolo non ha bisogno di parole. Esso collega tutti i cuori. Certo, anche l'amore viene messo a dura prova, ma come vedi, se lo liberi, agisce a qualunque distanza. Lamin ascoltava in devoto silenzio e comprese che è possibile usare l'amore per conquistare il mondo, ma non per sottometterlo e dominarlo.
ancora oggi, ovunque. Nei momenti bui della vita delle persone serve la scintilla della pace e dell'amore, che la bocca e le parole non riescono del tutto a spiegare. I sentimenti, in fondo, legano le persone con un filo invisibile che permette loro di restare in contatto e di capirsi, con uno sguardo. Poi Sider, Anor e la pietra Xian furono scortati sul pianeta Agudar. Quella stessa notte, la principessa, come ogni notte di luna, si addormentò sulla grande pietra, divenendo una sola cosa con essa. La natura rese omaggio, ricoprendo di rigogliosa vegetazione la metà in superficie, mentre la principessa, sottoterra, si dice tenga stretta la pietra dell'amore affinché nessuno la porti più via. Dorme ancora, e chissà che cosa penserà di noi al suo risveglio.